Anche oggi è venuta a trovarci Chiara Mirante, che ha scritto un libro dal titolo Perché sei venuto nel mondo. Allora ti chiederei, quali sono i motivi principali che tu hai racchiuso in questo libro per giustificare l'incarnazione di Dio? Beh, certamente non sono io a dare risposte al mistero dei misteri che è l'incarnazione di Dio, perché pensare che il Signore della creazione si fa creatura, il Signore delle galassie, il Dio del cielo e della terra diventa uomo, è il mistero dei misteri. Io semplicemente in questo libro ho cercato di condividere alcune risposte che Gesù stesso ci dà nel Vangelo, che forse a volte dimentichiamo un po'. Giovanni 13:10 c'è una frase bellissima di Gesù che dice: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco, a volte ci dimentichiamo che Gesù è via, verità e vita, e che se lui è venuto a dirci qualcosa era proprio perché desidera che noi viviamo questa unica vita che ci è stata regalata in pienezza, al massimo. Un'altra frase molto bella, sempre che è una risposta di Gesù, Giovanni 12:46, lui dice: io come luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non cammini nelle tenebre. Ecco, quante volte siamo pieni di dubbi, non sappiamo che scelte, che decisioni prendere, e dimentichiamo che abbiamo qualcuno che è venuto come luce per illuminarci. Un'altra risposta che a me mi lascia sempre senza parole è proprio quando lui, rileggendo un passo di Isaia, dice: oggi si è adempiuta questa parola, in Luca 4:18, e dice: lo Spirito del Signore è sopra di me ed egli mi ha mandato per annunziare la buona notizia, per proclamare la liberazione ai prigionieri, per ridare la vista ai ciechi. In Isaia c'è anche questa sfumatura: fasciare i cuori spezzati, le piaghe dei cuori spezzati. Ecco, credo che la cosa importante è riflettere su questi perché se accogliamo Gesù nella nostra vita possiamo sperimentare questa pienezza della vita che lui ci dona, questa pienezza di luce che per noi è indispensabile. Possiamo sperimentare come lui spezza le catene e ridà la vista ai ciechi, e questa grande, meravigliosa notizia ci dischiude, come mi piace dire a me, nuovi, meravigliosi orizzonti che sono sempre nuovi. Dunque un mistero non solo da contemplare, ma anche esistenziale.